Dopo una stagione 2023-24 chiusa in maniera completamente opposta, Estra Pistoia e Pistoiese stanno affrontando un'estate per certi aspetti ribaltata dal punto di vista dell'entusiasmo. Il Pistoia Basket ha chiuso una stagione sportivamente straordinaria, con la conquista di Final Eight e Playoff e tanti riconoscimenti individuali. Per la Pistoiese invece un fallimento ed un anno disastroso, una gestione targata De Simone finita nel peggiore dei modi con l'arresto del patrono arancione. La nuova stagione sportiva invece sta ripartendo in un modo inaspettato fino a pochi mesi fa. La Pistoiese ha trovato una nuova proprietà nell'imprenditore Sergio Iorio e nonostante qualche polemica legata al passaggio del titolo dall'Aglianese, la maggior parte dei tifosi si è riavvicinata agli arancioni che ripartiranno dalla Serie D con la società pronta a presentare il nuovo allenatore Domenico Giacomarro. Sponda Basket invece il malumore degli appassionati è palpabile. Dopo l'euforia iniziale per l'arrivo di Ron Roman alla presidenza, lo smantellamento di fatto del gruppo, che ha regalato tante gioie alla tifoseria, ha creato evidenti malumori, sfociati con un eloquente striscione apposto davanti al Palacarrara e firmato Barahonda biancorossa. L'ottimismo sta lasciando pian piano spazio al disfattismo, con una squadra che ancora non ha allenatore e aspettando il lancio della campagna abbonamenti, che non promette certo scintille. L'aria che si respira non è delle migliori, ma al momento è giusto mantenere equilibrio e prudenza nei giudizi, in attesa di vedere la squadra al completo e capire le reali potenzialità del gruppo. Sperando non valga il detto del poeta francese de La Fontaine, spesso si incontra il proprio destino nella via che si era presa per evitarlo. Anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine.